Quando la notizia è importante, i video sono sempre più di uno. E quindi torniamo a parlare dell'obbligo dei vaccini pediatrici e quindi dell'emendamento proposto dal senatore Borghi per renderli solo raccomandati e non obbligatori. È tornato sull'argomento Mr. Bassetti, che questa volta non si è limitato a scrivere, ma ha realizzato un video nel suo studio medico appoggiato sul lettino. Sì, tra una visita e l'altra ha realizzato il video. Dottore, tocca a me, un attimo che faccio il video e poi son da lei. Ascoltiamo assieme. Devo dire, dobbiamo tutti ringraziare la comunità scientifica, ringrazia il senatore Borghi perché è riuscito a metterci tutti d'accordo contro la scellerata proposta che ha voluto fare di eliminare l'obbligo dei vaccini. Se noi in Italia abbiamo l'obbligo delle vaccinazioni perché evidentemente una raccomandazione non serviva. Avevamo delle coperture vaccinali prima della legge del 2017 che erano inferiori a quelle del Ghana, del Togo e del Togo, due paesi che evidentemente del Sudan. Avevamo l'85% di copertura vaccinale per il morbillo, ben lontana da quello che è l'optimum, che dovrebbe essere del 95%. Giù le mani dalla scienza, giù le mani dalla medicina, i politici si occupino di politica e i medici e le società scientifiche si devono occupare della salute dei cittadini e soprattutto della salute dei bambini, che sono i più fragili e sono quelli per i quali tutti insieme dobbiamo lavorare per garantire a loro una salute adeguata e anche garantire a loro che non contraggono malattie infettive che possono essere gravemente dannose per la loro salute. Quindi continuiamo su questa linea che abbiamo percorso, è la legge sui vaccini una buona legge che in questo momento ha bisogno di tutto tranne che di qualcuno che la critichi. Avete capito? Lui ringrazia il senatore Borghi. Ha fatto sì che si unisse tutta la comunità scientifica contro questa assurda proposta. E poi dice che prima della legge Lorenzin l'Italia era a livelli bassissimi. Faceva meglio di noi il Ghana, il Sudan, il Togo. Il senatore Borghi aveva detto che gli obblighi così severi sono solo da noi e in Francia. Poi io so che in Germania c'è l'obbligo solo del vaccino del morbillo e in Belgio solo il vaccino della poliomielite. A questo punto io mi appello agli esperti. Mi contattate per favore e mi dite quali obblighi ci sono in Europa, così lo diciamo anche a Mr. Bassetti, perché lui guarda lontano, guarda all'Africa, ma magari guardiamo un po' all'Europa, così pur parler. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.